L'operazione Magma nasce nell'ottobre del 2016. Vi era notizia del possibile arrivo di cocaina nel porto di Gioia Tauro a bordo di una motonave che sarebbe giunta di lì a poco. Tu non hai capito ancora questo? Sono il transito a Gioia Tauro, sono in transito e quelli in transito vengono scoperti. A Gioia Tauro non arriva al porto, a Gioia Tauro viene portato in mare. Viene rinvenuta la cocaina a mare e al largo viene visto questo barchino con a bordo tre persone, apparentemente dei pescatori, ma di fatto non avevano alcuna attrezzatura per la pesca. I successivi accertamenti immediati ci portano a eseguire, in accordo con l'autorità giudiziaria, una perquisizione. Vengono approfonditi i legami criminali e i precedenti di polizia che ciascuno dei tre finti pescatori avevano. Vengono attivate delle intercettazioni sia di carattere tecnico sia di carattere telematico, una serie di appostamenti, osservazioni, pedinamenti. L'indagine non avrebbe avuto l'esito che di fatto ha avuto se non ci fosse stata l'ottima collaborazione con le forze di polizia e con le autorità giudiziarie degli altri paesi, in particolare del Sud America. L'obiettivo specifico di Magma 2020 era localizzare i sei latitanti che durante l'operazione del 29 novembre non erano stati rintracciati e arrestarli ai fini di riportarli nel nostro paese. Chiediamo la pubblicazione elettronicamente al segretariato generale dell'Interpol di Lione delle red notice per i sei latitanti e inviamo i messaggi ai paesi in cui noi pensavamo potessero essere localizzati, e quindi l'Argentina per tre di loro, il Costa Rica e l'Albania per gli altri due. Interpol Tirana, në bashkëpunim me Interpol Roma dhe zyrën e Interforces, kanë kërkuar identifikimin dhe lokalizimin e subjektit Bujar Sejdina, pjesë të grupit mafios Ndrangheta. Una volta inviato il messaggio in cui richiediamo ufficialmente la localizzazione dei nostri latitanti, seguiamo le attività operative fisiche condotte dalla polizia dei vari paesi. In un'operazione internazionale di polizia come questa, il tempismo, il coordinamento, la condivisione sono i tre elementi fondamentali per la buona riuscita dell'operazione. Dopo 5 giorni di lavori operativi e difficoltà relacionate con il Covid-19, è arrivato il momento di intervenire. Magma 2020 rappresenta la prima operazione di polizia su un'indagine calda coordinata attraverso l'opera del progetto ECHEN. L'azione di Interpol risultò fondamentale. Ne goditëm Ndrangheten në një zonë shumë të ndjeshme për të pjesën e biznesit. La 'Ndrangheta è una minaccia globale. ECHEN rappresenta la risposta globale di Interpol.